Eccoci qua per le mie ragazze e miei ragazzi del segno del cancro, ascendente cancro, luna o venere in cancro. Andiamo a vedere come sarà questo mese di novembre 2024 per te. Andiamo a vedere quale sarà il gioco della realtà fenomenica della tua anima che ti proietterà sotto forma di eventi per adempiere al tuo sommo scopo spirituale, al tuo destino, alla tua anima, nel migliore dei modi. Per fare questo abbiamo un cielo potentissimo in questo mese, ma soprattutto io mi fermerei su questo tuo Marte in cancro fino al 4, che poi passa in leone. Allora, abbiamo avuto questo Marte in cancro per te che ha determinato, come vi ho spiegato nel video sugli altri pianeti durante il mese di ottobre, il coraggio Marte Ares di Perseo nel darsi cancro alla luna, alla madre, di darsi alle sue profondità. Ecco, una volta che abbiamo avuto l'esperienza di questo darsi alle proprie profondità, darsi, no? Cioè senza giudizi, io mi do alle mie profondità, alla mia vera natura, io mi do. Questo Marte in Leone cosa determina? Una volta che io mi sono data alle mie profondità, adesso ho il coraggio, Marte, di dire io valgo, perché ho acquisito il potere che mi è stato conferito dalle mie profondità, dai miei inferi, dal regno di Ade, dall'invisibilità. Mi sono dato alla mia profondità, a ciò che non potevo vedere, a ciò che non sapevo. Mi sono dato completamente all'invisibile, Marte in cancro. E adesso ho il coraggio di dire io valgo, Marte in Leone. Ho il coraggio e l'azione, ho il coraggio di mettere a frutto il mio potere, di mettere in scena il mio potere, io valgo, nessuno mi mette i piedi in testa, io mi determino su quello che sono, ho il coraggio di farlo. Adesso sì, perché sono sceso negli inferi e adesso posso gestire tutto quello che mi accade, la realtà fenomenica, con il grande potere che mi è stato dato dal regno di Ade, dalle mie profondità. E tutto il cielo che poi sarà con la luna nuova in Scorpione il 1° novembre, che si riversa nella luna piena in Toro, questa superluna che abbiamo il 15 novembre, il più vicino alla Terra starà la luna, quindi la vedrai proprio una bella pallona alle 22:29. Ecco, in questo scenario, poi abbiamo Mercurio in Sagittario, Venere in Sagittario fino all'11, poi passa in Capricorno, in questo scenario tu determinerai il tuo valore con questa luna piena e anche la luna nuova che ti sono amiche a favore nella concretizzazione di quel tuo valore, ok? Con questa Venere in Capricorno poi ci sarà la volontà di definire i rapporti, cioè di metterli in, cioè che cosa siamo, chi siamo noi. Investo in questo rapporto, non investo, c'è una base di autenticità. Allora la Venere in Capricorno, che è molto ambiziosa nella costruzione dei rapporti, ti dice: se c'è autenticità, allora investo. Tutto ciò che rimane in superficie, tutto ciò che rimane banale, io non lo voglio. Piazza pulita. Ok. Detto questo, con questo quadro meraviglioso, andiamo a vedere per te, Cancro, questo mese di novembre 2024. Qual è il postulato imprescindibile entro il quale si conformerà la tua evoluzione? Qual è l'archetipo attorno al quale girerà la tua evoluzione in questo mese? Cancro. Qual è l'archetipo per il cancro postulato di questo mese? Novembre 2024 per il cancro. In viaggio, sarai un viaggiatore, una viaggiatrice tra i mondi, un po' come se fossi uno sciamano. Allora, saggezza e verità, ahi, dove si incontra saggezza e verità? Ti vedo una viaggiatrice tra i mondi. Qua c'è una persona nel deserto, vai lì con il bastone, con uno zaino che viaggia. Qua c'è il deserto, ma questa persona ha tutto il necessario con sé. E quindi è come se andassi in cerca
sei nel cammino, ti vedo, guarda, c'è un'immagine di te in questo momento, che ti stupisci, guarda, sto chiudendo gli occhi per vederti meglio, che ti stupisci di ogni cosa che vedi, come se fosse la prima volta che lo vedi. E quindi quella meraviglia, quello stupore, infonderà in te una saggezza antica. In cerca, ti vedo in cerca, ti vedo ricercare la conoscenza attraverso tutto ciò che ti si paleserà davanti. Che saggezza e verità, donde se in questa sede, sabiduria, sì, chiaro. Ci saranno delle rivelazioni per te in questo mese. Delle rivelazioni, ti sentirai, avrai una solitudine beata in alcuni momenti, solitudine beata, e in quella solitudine beata ti verrà ancora di più una spinta propulsiva a conoscere, a conoscere, a conoscere. Io voglio metterci subito gli oracoli per vedere quali sono gli strumenti di questa conoscenza, come adempiere a questo, e poi ci mettiamo i tarocchi. Vediamo. Allora, per le mie ragazze e i miei ragazzi del cancro, questa saggezza, fammi vedere un po', eccesso, sazietà e abbondanza. Io vedo che avrai molta abbondanza in questo mese. Avrai molta abbondanza in questo mese. Sai che ti dice questa carta con questa? Riconoscila questa abbondanza. Sii grata per questa abbondanza che vedrai in ogni cosa che ti capita in questo mese. Sii grata a questa abbondanza, ti dice la carta. Il vagabondo, vedi, un po' come il cercatore. Vivi la vita così come viene, ti stanno. Sii grata all'abbondanza quotidiana che vedi in ogni cosa che esiste, dal piccolo caffè la mattina. Sii grata perché più sei grata per le piccole cose, più generi prosperità. E allora vivi la vita così come viene, vivi qui ed ora, non pensare a domani, non pensare a ieri, non pensare a dopodomani, qui e adesso, vivi la vita così come viene, accogli, 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 proprio come se fossi in viaggio, con quella. Siamo tutti in viaggio, no? Ecco, queste carte mi stanno dicendo, poi il messaggio si fa sempre più chiaro. Quando hai quella spinta ad andare all'estero, a farti un viaggio con pochi bagagli, e all'avventura. Ecco, questa è la scena di te in questo mese. Quindi mettiti nei panni di questa avventuriera, avventuriero che prende quello che arriva e ne trae godimento, sazietà. Ok? Cos'altro? Sì, guardiani transpersonali, ti vedo che vivi tutto come fosse. Sai cosa vedo? Allora, come sai quando stai in giro, no? In viaggio, ecco, io mi ricordo quando sono stata io in Australia, ecco, ti vedo un po' così in questo mese. Ero sola a Sydney ed c'erano milioni di persone intorno a me, ma io stavo come una bolla. Cioè, stavo all'interno di una bolla e anche se interagivo con le persone, facevo, non conoscevo nessuno, vivevo all'interno di questa sorta di bolla, apprendendo tutto dall'esperienza. E vagliandola alla luce della mia interiorità. Ok? Così ti vedo in questo mese. E ti dicono di fare in questo modo, affinché quella saggezza venga suggellata in te. Questa accoppiata di carte mi dicono: l'abbondanza ci sarà, soprattutto se tu vuoi vederla. Come la vedi con questo approccio? Ok? Vediamo un po' adesso cosa ci raccontano i tarocchi in merito. E ci mettiamo questi. Vediamo. Pesci, cosa accadrà in questo mese di novembre 2024? Pesci, scusami, cancro. Forse stai avendo a che fare con qualcuno del pesci. Cancro. Cancro, novembre 2024. Cancro, novembre 2024. Due di bastoni.
ti vedo fare delle cose, avere un cambio emozionale, 8 di coppe, 6 di denari, re di spade. Stai pensando a qualcuno con il quale le cose vorresti che fossero migliori. Allora qua ti dico, con questa persona le cose andranno meglio. Ci si vorrà venire incontro, si avrà un cambio emozionale, qua si farà la scelta di parlare con, dove parlerai con una persona, dove le cose andranno a equilibrarsi da un punto di vista emozionale. Vedo una persona molto seria qua, questo re di spade, che mi può parlare, qua c'è la stella, di una risoluzione che avverrà a livello emozionale, che porterà equilibrio su più fronti della tua vita. Allora, qua ti vedo voler investire su delle cose, no? Qua abbiamo un'immagine bellissima di due ragazzi che piantano, sistemano una pianta di fagiolo, quindi ti vedo che stai coltivando già dentro delle cose. Questo tuo lavoro interiore porta un cambio emozionale che porta col sei denari anche a delle nuove entrate nella tua vita. Tali nuove entrate sono da un profilo sia emozionale, che ti permette di stare sempre meglio, sia anche economico. Ci sono anche delle entrate in questo mese per te e questo ti permetterà di essere anche a te più generosa o più generoso. A livello emozionale con qualcuno cambiano delle cose, le cose si sistemano, con una persona che magari è più razionale, un po' più fredda, un po' più distaccata, le cose si sistemano con questa persona, anche questo mi dicono. Continuiamo, vediamo cosa mi raccontano ancora. C'è il giudizio. Il 9 di coppe, guarda, arriva un cambio emozionale per te che ti farà stare molto bene sotto vari punti di vista. Ti vedo circondarti da persone a cui vuoi bene, ti vedo prendere la decisione di darti più amor proprio. Il mese in cui tu ti darai più amor proprio, ti prenderai più cura di te, più amor proprio. Queste sono le decisioni che prenderai in questo mese. Vediamo ancora cosa accade in questo mese. E c'è un'opportunità nuova di denaro, ci sono delle entrate di denaro. Per chi non c'era lavoro e sta aspettando lavoro, qua c'è un'ottima opportunità di lavoro, va bene? Che ti darà ciò che ti spetta, ciò che meriti. Questo ti farà molto contenta, molto contento. Verrai chiamato da una situazione lavorativa o dove lavori per qualcosa che ti darà di più, qualcosa in più, va bene? Vediamo ancora cosa arriva per te in questo mese. Qua c'è il Papa, ma a livello lavorativo mi dicono che tu c'è un'opportunità importante per te o qualcosa che arriva che ti fa contenta. E il Papa poi mi parla anche dei tuoi ideali, delle tue credenze, di quello in cui credi e ti dicono che le credenze che hai, o meglio scusami, l'apprendimento spirituale che hai avuto fino a questo momento ti porterà ad avere delle credenze solide, che poi è la fede fondamentalmente, che ti faranno stare veramente bene in questo mese. Ora, poi abbiamo re e regina di spade qua, c'è un po' di freddezza con qualcuno, lo noto anche qui, sì, è possibile che ci siano due donne qui, una persona che è impegnata, una persona con la quale, una persona che magari è fredda perché è impegnata in un'altra relazione, e ti dico, se questo è il tuo caso, una persona che è impegnata in un'altra relazione, non c'è amore, c'è freddezza tra di loro, perché questa persona vuole te, regina di bastoni, sei tu in questo caso qui, ok? E ti dico che in questo caso, vedi, sì, tu sei l'imperatrice, la stella, sei molto per questa persona, ti dico già, sei moltissimo per questa persona, quindi può essere una persona che sta già con un'altra persona, con la quale però, ti ripeto, c'è freddezza con questi altri, tra lui o lei e quest'altra persona, perché questa persona è completamente persa per te e ha anche forti sensi di colpa dietro, se questo è il tuo caso. Le cose aspetta di una conversazione molto seria da parte di questa persona nei tuoi confronti. E magari ti dirà che c'è freddezza con la coppia ufficiale. Se non è questo il tuo caso, invece, che hai una persona con la quale non c'è un'altra persona in mezzo, in questo momento c'è freddezza tra di voi. Però aspettati un discorso importante da parte di questa persona. Vediamo adesso, vediamo, voglio mettere un attimo ancora su questa, sull'asso di denari, gli amanti. Allora, qua io vedo chiaramente che qualcuno ti fa una proposta importante di natura amorosa.
una proposta importante di natura amorosa e ti farà una conversazione seria. Può essere una persona nuova, oppure che ti vede un po' sulla difensiva inizialmente perché stai bene con le tue cose, con i tuoi amici, però qua c'è una proposta importante. Vediamo un po' cosa mi dicono, andiamo ad analizzare i tarocchi con i tarocchi sull'amore nello specifico. Abbiamo il segno della bilancia, del toro, dei gemelli, dell'acquario per adesso. Vediamo. Allora, come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi in amore in questo mese di novembre 2024? Amore, novembre 2024, cancro. Sei di bastoni. Quattro di denari. Quattro di spade. Chi è qua che è orgoglioso e non si apre? O stai avendo a che fare con una persona che è orgogliosa, non si apre, o sei tu che stai un po' sulle tue, non ti apri facilmente. Oppure sei tu che stai sulle tue e non ti apri facilmente, oppure stai avendo a che fare con una persona che magari per orgoglio non parla o c'è qualcosa di orgoglio in mezzo. Però ti vedo un po' sulle tue a te qui. Se di bastoni mi parla di un successo che c'è stato nella tua vita, o metterti alle spalle delle difficoltà, un riprenderti in mano il controllo della tua vita, però volendoti tenere non ti apri facilmente adesso, questo mi stanno dicendo. Vediamo un po'. Qual è l'energia di questa persona che arriva nella tua vita a novembre 2024, che magari la puoi già conoscere? Qual è l'energia di questa persona nei tuoi confronti? La morte, e qua è proprio novembre, scorpione, un cambio. Tre di spade, sette di denari. Allora, se è una persona nuova, è una persona che non si apre subito perché ha da poco, il suo cuore si è rotto da poco e aspetta prima di aprirsi. Viene da una relazione molto difficile, da un dolore emozionale molto difficile, si è chiusa una relazione, un rapporto ufficiale, è una persona che sta soffrendo molto in questo momento e che attende prima di aprirsi. Però allo stesso tempo nei tuoi confronti vorrebbe investire qualcosa, magari qualcosa già si è investito. Se è una persona che già conosci, qua c'è una persona che ha un'attesa, perché qua cioè sta attendendo, una persona che ha sofferto per te, mi dice che c'è stata una chiusura tra di voi, c'è una sofferenza in mezzo. Vediamo un po' cosa succede alla fine in amore per te, cancro, novembre 2024, gli amanti. Qua io vedo un incontro, quattro di bastoni e l'appeso, vedo un incontro e poi di nuovo un fermo, credo per se è il caso, credo che ci siano delle responsabilità. Io qua vedo un incontro, gli amanti, quattro di bastoni e poi un fermo di nuovo, oppure per alcune di voi prima di un incontro ci sono delle questioni che non riguardano l'amore ma sono altre dall'amore, perché io qua vedo amore, quindi non riguarda te. Vediamo un po' cosa c'è dopo l'appeso. 5 di coppe. Qua ci sono questioni che bloccano e questo può portare a una situazione di un po' di abbassamento d'animo, un po' di tristezza. Questioni che bloccano, che portano un po' di tristezza. C'è un'attesa, vedi, 7 di denari, 4 di spade, appeso. Regina di spade. Per alcune di voi è una persona che ha un'altra persona. Chiama te, invece per altre vedo un incontro qua, invece per alcune l'incontro si deve posticipare. Vediamo, energia positiva per te in amore, cancro, tre di denari, qua c'è la voglia di pianificare insieme, di fare dei piani insieme, e questa persona ti dimostrerà che c'è amore, c'è molto interesse, la voglia di vedersi, di pianificare delle cose insieme, va bene, forse si devono, ecco quello che dicevo, posticipare questi piani. Sì, vediamo un po' carta negativa, il re di bastoni, infatti non lo vedi fare azioni subito questa persona, te l'ho detto perché c'è un po' di blocco per altre questioni che non riguardano l'amore, mi parla di responsabilità, di lavoro, di famiglia, di altro, sì, questo è, però c'è la voglia di fare dei piani insieme e li farai, perché al tuo positivo c'è il tre denari, è proprio la collaborazione, no? Poi ti può creare un po' di
Un po' di abbassamento d'animo durante il mese, il fatto che non faccia azioni proprio come le vorresti tu, perché ci sono dei blocchi relativi ad altro, ti ripeto. Vediamo al positivo questo 3 di denari per te. Cavallo di bastoni. Qua ci sono dei cambi che farà questa persona all'improvviso. Magari vengo a vederti un attimo all'improvviso, che poi devo ritornare a dove, al lavoro, a casa, in famiglia. Incontriamoci lì, tra i denari, vengo no, al volo, però poi me ne devo riandare, non faccio azioni proprio concrete, nel senso strutturate, questo è il senso. Vedi, ti invito, paggio i denari, sì. Sì, e ricorda di quello che ti dicevano le carte qua all'inizio, viviti quotidianamente quello che è, senza pensare troppo dopo, senza pensare a troppo dopo, mi spiego? Ok, vediamo un po' per te ancora che cosa dicono queste altre carte in amore. Qua abbiamo anche il segno del pesci. Ok. Sì, amore nostalgico. Ci può essere un po' di nostalgia proprio perché te l'ho detto qua. Amore, perché ci sono cose al volo che sperimenterai in questo mese. Non c'è una cosa magari costruttiva nel senso, però. Non vi potete vedere proprio e fare piani grossi in questo mese, però vi potete vedere in modo un po' più leggero, un poco più al volo, però ci sono responsabilità qua che bloccano un po'. Cos'altro? E poi ci sarà amore ritrovato, un po' di pazienza ti chiedono, va bene? Ragazze mie, un po' di pazienza. Aspettate un attimo. Ok, allora vediamo un po' cosa ti dirà questa persona. Cioè, qua c'è una persona che veramente ha un cuore nei tuoi confronti, aperto, mi spiego. Un po' di pazienza ti chiedono perché subito dopo amore ritrovato, eh. Magari vi vedete e poi si riblocca la cosa. Ecco, questo era il senso. Vediamo un po' cosa ti dirà questa persona. Tempo e pazienza. Cosa ti ho detto adesso? Incredibile, un po' di pazienza. Vediamo cos'altro ti dirà questa persona. Quanto manca la vetta? Tu sali e non pensarci. Cioè, prima di organizzare cose importanti, magari siamo insieme per 10 giorni. No, qua magari stiamo insieme un'ora, poi ci vediamo tra 15 giorni. Un po' così la vedo. E questa l'anima di questa persona, che poi è la tua stessa anima, ti dice: quanto manca la vetta? Tu sali e non pensarci. Cioè, godiamoci questo momento. Te l'avevo detto anche qua. Vivi la vita così come viene perché ci sono grossi insegnamenti rispetto a questo approccio alla vita. Va bene? Ok, quindi ragazze mie e ragazzi, grandi viaggiatori dei mondi. Io detto questo, concludo qui. Non aggiungo altro. Vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima. E come sempre, che Dio vi benedica. Mua!